Un'altra giornata di incontri e di gioia per i bambini dell'unità operativa complessa di pediatria. Ieri il club della Fiat dei 500, oggi sono venuti invece i ragazzi della Quarinto. La cosa bella di quello che si sta verificando oggi è che c'è una sorta di integrazione tra i giovani extracomunitari che hanno fatto questi bei regali per i bambini del reparto di pediatria e i nostri bimbi che sono ammalati e degenerati nel nostro reparto. Sicuramente saranno apprezzati sia per la vivacità dei colori, i regali sono fatti tutti in legno, la motivazione è quella di ritornare un poco all'origine, non regali costosi, ma regali semplici che possano suscitare il sorriso dei bambini e l'apprezzamento delle mamme. Una situazione che sicuramente farà piacere ai nostri bambini, che apprezzeranno con gioia e con gaudio questi regali. Siamo qui oggi all'ospedale, al reparto pediatrico, per testimoniare la nostra vicinanza, la nostra degli operatori e soprattutto quella dei nostri ospiti a quelle che possono essere dei motivi, dei momenti di comunità e di autoaiuto nelle varie situazioni. Ritengo sia davvero una cosa interessante che in una realtà dura come può essere quella di un ospedale, di un reparto di pediatria, si possa portare un momento di conforto, un momento di svago e che questo venga da persone che possibilmente sono in cerca davvero di un momento anche per loro di tranquillità e di serenità. Io sono Rita Calabrese, abbiamo organizzato assieme questo progetto assieme alla Quarinto, interagendo con i ragazzi che ci hanno aiutato a realizzare questi giocattoli per l'ospedale. Questa è una prima tranche che stiamo realizzando e poi la seconda tranche sarà il 31 gennaio che finiremo questo corso e doneremo questi altri giocattoli a bambini più disagiati della chiesa di Santa Rosa.